Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su Little Nightmares. Ok, nello scorso episodio sono successe un po' di cose carine, cioè sempre nell'ultimo minuto, tipo abbiamo usato l'ascensore con questo, che vabbè, è troppo bello comunque questo gioco. Se non avete visto il primo e il secondo episodio, ovviamente ve lo lascio nel link. Vi lascio il link in descrizione. Allora, comunque vi ricordo che Little Nightmares esce ogni giovedì a mezzogiorno, quindi ricordatevelo, aspettate. Che è successo? Ha di nuovo fame? Mamma mia, ma è insaziabile sta tizia. E se troviamo qualcosa da mangiare, se no mangi un topo, che ti devo dire? Se vuoi mangi un topo, non lo so. Cioè, si ora rifà così e io non posso farci assolutamente niente. Non so se poi a un certo punto muore di fame o dice vabbè. È bella questa cosa, in effetti ci mettono proprio la fame. È carina comunque, perché ovviamente anche lei ci sa fame. Guarda, lì c'è un topo. Ma davvero vuoi mangiare sta schifezza? Vabbè, problemi tuoi. Sentite, si fa. Na, 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 na. Oh no! Cosa, raga? No, raga! Le terrore sono dei bambini piccoli come noi, raga! No! No, non l'accetto, no? No, 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 no! Mannaggia te la tua fame di merda. Wow! Oddio, no, raga, c'è però, bruttissima sta cosa. Non credo che dobbiamo andare di qua. Ma non mi sembra a trovare. Perché è rimasto il cursore? Perché? Vabbè, mettiamo un nascosto. Ma se rientriamo, ci facciamo mangiare. No, scherzato. Mi scusi, vero? Perché, cioè, lo so, anche perché è proprio indifferente. Scusami. No, no, però. Ma non posso tipo aprirla? No. Io le vorrei. Ma perché, scusa, se tu sei libera, perché non liberi anche gli altri? Madonna, dai! Dai! Cioè, raga, mi sto arrabbiando come non mai. Oh. Grazie. Troppo gentile. Allora, ho un'idea. Ok, ce l'abbiamo fatta per poco. Ah, ok, capito. Perfetto. Sai che. Ok. Qui prima qualcuno ci faceva il bar. Credo. Non lo so. Non so, sinceramente, se potevamo cambiare. Oh, mamma, no. 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 Oddio.
ci risvegliamo a caso. Ok ragazzi, allora quel mostro non mi piace per niente, è un pezzo di M puntato, non so se mi sembra sia diciamo bendato, quindi forse se gli passiamo di dietro così magari non, cioè, non si accorge di un oddio povero bambino, poverino, poverino. Non capisco perché non abbiamo liberato anche gli altri. No, raga, dobbiamo stare tipo immobili? Cioè, non capisco. Ok, scusate comunque le mie urla potenti, ma non ci posso fare niente. Forse dobbiamo passare qui, non ci sa. Vabbè, ma c'è il legno, non ci posso. No, no, di qua! Ma no, vabbè, allora sei un pezzo in me. Vabbè, ci riproviamo per l'ennesima volta. Non vedo taglio sta parte perché, ragazzi, secondo me è troppo divertente. Dove stai andando? Dove che vuoi? Ma se io lo porto di qua. Sì, vabbè, come fa? È Mandrake, ragazzi. Che piedini c'ha, poi. Ok, raga. Non so dove devo andare. E ho paura, me ne voglio andare via ora. Ora ho detto. Non sale, raga. Mi spiegate dove devo andare? Guarda che questa manella mi serve, cioè questa cosa mi serve a qualcosa. Ah, eccolo, di qua. Ne do e te, vabbè, sì, raga, come? Paura. Ok, almeno sappiamo che qui non può venire. Poveri bambini. Oh, qui possiamo accendere. Zac. Non so perché, ma io accendo tutte le cose che vedo, tutte le lucine che posso accendere. Ok. No, raga, no, raga. Ok, praticamente questo pezzo era nella demo. Praticamente tu andavi nelle scarpe e poi qualcuno ti prendeva da dietro e niente, poi finiva la demo. Quindi ora non so che potrebbe succedere, diciamo. Ecco. No, a parte che pensavo stavo andando avanti, ma non era vero. Lui ovviamente si sveglia sulla valigia a caso. E niente, ragazzi.
Brigati! Che non so chi sia o chi possa essere, ma... Salta! No, 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 raga, mi sono fatta male. Non ci posso credere. Ok, bene, bene, bene. Andiamo. Che merda è? No! No! Idea. In teoria qui non dovrebbe né sentirci né vederci. Oddio. Oh mamma mia. Ok. Grazie del passaggio, signore. Oh no, raga, ho troppa paura. Oddio. No, cosa fai? Cosa vuoi? Ma cosa fai? Cosa stai dicendo? Ma sta mangiando, che sta facendo? Ma che sporcaccioni è, ragazzi? Cos'è? Oh, ha visto sto qua, ha visto quel tizietto. Ok, non mi sembra che li abbia uccisi, quindi credo che sia. Che sia degli amici, insomma. Dei seguaci. Ok, di nuovo questo, cerchiamo di non far casino, anche se... Vabbè. Sto cercando di capire. E forse ho capito, ragazzi. Forse sì, ho capito, ok. Pensavo una cosa, ma forse è meglio questa. No? Invece sì. Appunto, pensavo di dover attirare quel tizio che invece aprileva porte, ok. Cioè no. Ma sono bambole quelle. Cioè, raga, è bruttissimo, eh? Oh, mamma mia. Secondo me quei bambini ci fa tipo questi bambini... È un maniaco! Cosa fa adesso con quel cucchiaio? Cosa vuole fare con quel cucchiaio? Mi sembra niente. Ok, ho detto. Vabbè. Tanti giochi, non so a che giocare. Vabbè, io direi di approfittare e passare di qua. Ah, invece no. Ma. Non capisco un attimo. Credevo di dover andare di là. Ah, perché qua c'è un buco. Allora dobbiamo aspettare che torni di là per salire. Se vuoi, ok. Ah no, aspettate, forse di qua. Esatto. No. No, aspettate un'idea. Si è abbassata da... Ah no, ok. Allora, lui che ripassa di qua, noi passiamo dal buchetto e non ci vede.
magari neanche ci sente, spero. Perché c'è un tappeto, noi dobbiamo stare sempre sui tappeti, se no ci sente. Ecco appunto, ecco. No, niente, no, tranquillo, zio. Calmo. Ti agitare, non era niente proprio. Se passa. Ecco, sto facendo rumore per farlo passare, per farlo venire di qua. Non ci prendi, non ci prendi, non ci prendi, non ci prendi. Se tu... No, non ci prova. E dai, però, non è giusto. Ho detto non ci prendi, ci ha preso. Ma che cattiveria è? Ho detto di no, appunto. Ok, vabbè. Poverina lei, perché non rimane lì? Se poi magari c'ha fame, si prende qualcosa lì, non lo so. Ok, voglio aspettare, bene. Ora prende il cucchiaio sicuro, vabbè. Ah, ho un'idea. Ok. Ok, ora in teoria abbiamo via libera. Merda! Non mi prendi? Ah! Salve, buon uomo! Che poi buono non è. Tanto non ci può raggiungere qui. No, 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 spero. No, veramente. Spero di no, perché in qualche modo andiamo, cioè da qualche parte andiamo a sbucare. Ecco, appunto. Ok. Oh, Madonna. Non sono lì dietro, no! Che è successo? Ah, mi sa che potevo approfittare a passare. Vabbè. Come mi ha preso? Come? Ragazzi, come? Ho detto combi e chiedo come. Ok, ragazzi. Ok, abbiamo risfacciato tutto, ora lui dovrebbe tornare e ne approfittiamo subito, eh. Ne approfittiamo subito, non aspettiamo niente. Se viene, magari. Ok, eccolo. Dai, prendiamo una scarpa e poi ci rinascondiamo, va bene? Dai.
Mamma mia, raga! Non voglio sapere che succede se tocchiamo una di queste pile di libri. Ok, cos'è? Perché un pianoforte volante? Perché? Ok, credo che faremo molto casino con questo. Ah no, ok, vabbè. Ok, mamma mia, stiamo scalando delle librerie. A parte che stiamo facendo libri, stiamo facendo cadere lì. No, beh, allora sei pezzo di merda, ma questo lo sapevo però. Un po' di contegno sempre, ci sta. Ok. Beh, comunque ragazzi, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Vi ricordo che Little Nightmares esce ogni giovedì alle mezzogiorno. Quindi, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!